ricordare così, con quel sorriso acceso d'amore, come se fosse uscita di colpo lì un'occhiata di sole. Vorrei poterti ricordare, lo sai, come una storia importante davvero, anche se amo sul sentimento che hai, solo un canto leggero. Sto pensando a parole di addio che danno dispiacere, ma nel deserto che lasciano dietro sì, trovano da bere. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così impressi nella mente. Certi amori ti lasciano una canzone per sempre, parole che restano della gente. Vorrei poterti dedicare di più di quel tempo che ti posso dare, ma nel mio mondo non ci sei solo tu, perciò devo andare. Ci sono mari e ci sono colline che voglio rivedere, ci sono amici che aspettano ancora me per giocare insieme. Certi amori regalano un'emozione per sempre, parole che restano così nel cuore della gente. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti belli che restano così impressi nella mente. Na na na, oh, 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 di quelli che restano così nel cuore della gente. Vorrei poterti ricordare, Ciao a tutti e benvenuti, oggi studiamo Un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti. Con questo brano voglio salutare Ciro Cerullo, un mio amico youtuber che si occupa di tutt'altro nel suo canale YouTube, ma suona bene anche la chitarra e mi ha pregato di fare questo brano. Lo faccio molto volentieri e ti saluto Ciro, ciao! Per i neochitarristi consiglio di fare solo la prima parte del brano, cioè solo la tonalità di Sol maggiore. Ci sono tre cambi di tonalità, Sol maggiore,
poi La maggiore, poi Si maggiore. Quando andremo a Si maggiore avremo quasi tutti i barré, quindi ve lo sconsiglio. Però è comunque possibile suonare la prima parte del brano. La ritmica del brano è questa. Giù, giù, su, giù, su. Io suonerò sempre questa ritmica, tranne nei punti in cui dovrò inserire più accordi all'interno della battuta. Allora sarò costretto a fare questo. Se ho due accordi all'interno di una battuta, suonerò in questo modo. Giù, giù, su, un accordo e giù, giù, su, un altro accordo. In alcune battute ci sono due accordi, ma il secondo accordo cade sul quarto quarto. Quindi saremo costretti a fare 1, 2, 3, 4 e cambiamo. Do maggiore per tre quarti, Re maggiore per un quarto, sarebbe il quarto quarto, e poi cambiamo battuta, Mi minore, riprendiamo il ritmo. L'introduzione del brano è questa, Sol maggiore, Sol, Re, Mi minore, Do maggiore, Re maggiore, Sol, Do. Proprio quest'ultima parte prevede quello che dicevo prima, cioè l'ultimo quarto della battuta è un Re maggiore, quindi Mi, Re e andiamo a finire al Sol. Strofa, Sol maggiore, Si minore, Mi minore, Do maggiore. Ritornello, Sol, Do, Re, Mi minore, Do, Sol, Do, La minore, Re maggiore. Ritornello c'è il cambio di tonalità, La maggiore, La, Mi, Fa diesis minore, Re maggiore, Mi maggiore. Fa diesis, Mi, La. La, Mi, Fa diesis. Re, Mi maggiore. La, Re, Mi, Fa diesis, Mi. E partiamo con una sezione strumentale che divide poi l'altra strofa. Questa sezione strumentale è come l'introduzione, ma un tono più alta, quindi La maggiore. Le strutture restano come quelle che abbiamo già visto, ci sarà anche un piccolo solo strumentale che metterò con una tablatura. E con questo è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!